Direi che possiamo andare. Hopla. Autorizzo, non consentire e parti. Eccoci qui in diretta su TikTok, in diretta anche su YouTube per salutare i tifosi della Fiorentina e anche per spezzare un po' dal ritmo di questo ritiro che va bene l'allenamento, il pomeriggio è lungo, come sta andando? Dai. No, Ius Malè accanto a noi. ciao a tutti. No, ci stiamo allenando duramente, poi adesso stiamo facendo solamente un allenamento, quindi abbiamo comunque mezza giornata libera per riposarci e ricaricare le Serve però no, questa cosa magari anche a fare gruppo un po' con i nuovi, trovate il modo anche nel tempo libero, tra virgolette, di stare insieme, ti pile. aiuta un po'. Certo, questo ritiro serve anche a quello, sia fuori che dentro al campo, per cercare di conoscerci e di far conoscere comunque ai nuovi il nostro gioco e si stanno integrando benissimo sia dentro che fuori al campo e questo è l'obiettivo e lo stiamo raggiungendo. Senti, in tanti stanno seguendo questo ritiro un po' da lontano, insomma, attraverso i social, eccetera. In tanti erano presenti a Moena, no? Volevo chiederti anche che impressione ti ha dato questo primo ritiro, diciamo, a porte aperte dopo 2 anni più difficili, anche per motivi ovviamente legati al Covid. Sì, abbiamo sentito tantissimo il loro affetto, infatti anche ora che sono lontani da noi comunque sentiamo un po' la loro mancanza, anche ieri comunque durante la partita c'erano molti tifosi della Si sono squadra sentiti. avversaria e un po' ci è mancato il supporto, anche se qualcuno Sì. c'era comunque, però C'era una disparità di numeri, diciamo. sì, Poi un po' abbastanza. la Germania è lì, quindi molti tifosi, ovviamente Sono anche turchi, abbastanza agevolati loro. sono arrivati vicini. Quella trentina di tifosi sono rimasti lì, poverini, comunque impassibili a tifare Fiorentina. A proposito di ieri, sei entrato un po' in argomento tu, e il mister ha dato, diciamo pubblicamente, una giustificazione, tra virgolette, all'inizio un po' difficile, no, della partita, però ha anche fatto tanti complimenti all'esterno, insomma, per come avete approcciato poi al resto della partita, come è venuta fuori, al di là del risultato. Privatamente le indicazioni sono state le stesse, sono arrivate più critiche, o no, No, così sì, quello che puoi dire. abbiamo fatto comunque una buona gara. E abbiamo iniziato un po' lenti, e loro ci hanno sorpreso subito con il gol. Però, al di là del risultato, comunque queste amichevoli ci servono per mettere comunque minuti nelle gambe. Loro comunque avevano anche più partite rispetto a noi e Cominciano tra una settimana poi. iniziano anche prima. Però comunque non deve essere un alibi, noi dobbiamo cercare, anche se sono amichevoli, di giocarcela e vincere. Senti, e a proposito di ieri, poi parliamo magari di cose più leggere, ma insomma ovviamente anche le curiosità che ci chiedono un po' i tifosi. Il fatto di affrontare, no, in amichevole prima squadre comunque di Serie C o anche categorie inferiori e poi dopo una settimana di carichi di lavoro sulle gambe, insomma una squadra pronta per il campionato turco già ha fatto la differenza, no, penso inizialmente, però mi pare che a livello di mentalità, a livello anche di atteggiamento di squadra siete stati dentro la partita, insomma, come se fosse quasi una partita No, europea. sì, questo era quello che ci aveva chiesto il mister di approcciare come se fosse una partita vera. E l'abbiamo fatto per certi tratti della partita, a maggior parte. Poi loro comunque ci hanno sorpreso, come ho detto, e comunque non hanno fatto due tiri e praticamente due gol. E noi abbiamo comunque tenuto il pallino del gioco, però non si è riusciti a concretizzare, anche io. Un paio di volte potevo fare meglio. Ecco, insomma, al di là dell'errore nella finalizzazione, però bellissimo quello scambio con Cabral, il pallone sotto, anche lì, insomma, una delle cose che chiede il mister, credo, di attaccare gli Sì, di spazi attaccare gli anche a voi, no? spazi, sì, quello che ci chiede il mister, cerchiamo di fare. Senti, hai parlato di Europa, forse ho parlato io di Europa, in realtà, ma fa niente. Insomma, ci chiedono, allora, Sepski, squadra rumena, Djurgården, squadra svedese, Twenten, squadra olandese, ce lo suggerisce anche l'ufficio stampa, poi una squadra serba, Ćuraćki, credo, il CSKA Sofia, il St. Patrick dell'Irlanda, il Lillstrøm norvegese o l'Anversa, che è belga. Quale vuoi per domani a sorteggio? Ma No, non scherzo, insomma, non so. Conosci qualcuna di queste le squadre? conosco, però al di là della squadra comunque dobbiamo farci trovare pronti e qualsiasi squadra arrivi
sarà uguale. No, non si può sbagliare ovviamente, insomma, è quello che ci chiediamo, insomma, anche un po' da un punto di vista così insomma, sono passati 5 anni ormai, insomma, senza la Fiorentina in Europa, no? I tifosi, però piace quell'emozione, quell'atmosfera e anche questa competizione, insomma, un po' la Roma ha aperto le porte, no? L'anno scorso anche. Cosa ti aspetti tu anche da questo tipo di gare, visto che un po' di partite le hai fatte anche col Marocco, insomma, chiaramente cosa c'è di diverso? Ecco, perché è così diverso giocare al di là che lo con la propria nazionale in Europa, insomma, ovviamente. No, sicuramente anche per me è la prima volta perché comunque anche con il Marocco non ho mai giocato, però sarà una bella emozione e sarà la prima volta per molti ragazzi, però ci sono comunque anche molti ragazzi che hanno già giocato in Europa e quindi ci daranno una mano per arrivare pronti e cercare di passare il turno. Certo. Senti, l'altra curiosità, insomma, che chiedo invece a proposito del tempo libero, insomma, alle nostre spalle c'è questo po' di sfondo di Salisburgo, ma non siete, credo, ancora riusciti neanche a vederla, insomma, tra un allenamento e l'altro. In Forse realtà arriva qualcuno è qualcuno è riuscito. riuscito, adesso magari nei prossimi giorni se riusciamo o se riesco anch'io posso andare a fare un giro per vedere comunque com'è la città, che è anche comunque qua vicino. Siamo passati da Innsbruck, che era la città delle Olimpiadi, insomma, invernali ovviamente 64 e 72, non c'era nessuno di noi due in questo caso, va bene, la città di Mozart, neanche lì non c'era nessuno di noi due, però forse qualche cosa, insomma, il calcio ti aiuta. A proposito di musica, invece, al di là di Mozart, c'è un po' questo, abbiamo sentito, non so, da Arthur, dice, quando riesco cerco di sentire la samba, invece Cabrali in questo caso, Sì. da parte tua, invece che musica ascolti? Ma io un po' in generale, un po' tutto, un po' musiche francesi, musiche spagnole, italiane, mi piace un po' tutto in Il realtà. genere Sì, misto, un insomma, misto, no? non ho una preferenza. Vai dal pop al reggaeton, non c'è Sì, problema, un sì. po' E tutto, sì. per caricarti prima della partita ascolti qualcosa Sì, oppure sì? ascolto però sempre in generale, non ho. Quello che passa. Sì, quello che va, shuffle. Va bene, senti, non ci sono diciamo, altre curiosità, forse sulla prossima partita, in realtà sul Qatar, che è la nazionale del Qatar, che andrà ai mondiali, ahi noi per l'Italia ovviamente, insomma, però sicuramente è una partita particolare. Ci chiedono due cose anche sul terreno di gioco di ieri, perché insomma, visto dalla TV almeno qualcuno ha visto dei rimbalzi del pallone non proprio regolari, e dall'altro questa tensione che c'era, quindi da un lato insomma, il terreno di gioco e dall'altro il fatto che ci sono stati dei momenti proprio diciamo, da partita vera. Sì, Dai, a tutti gli effetti. sicuramente il campo non era nelle migliori condizioni, Era però uguale per tutte e due, tu era dici. uguale per tutte e due, però sì, sicuramente il campo poteva essere migliore. Poi per quanto riguarda si è accesa un po', si sono scaldati un po' gli animi, però fa parte del gioco, entrambe le squadre volevamo vincere e ci può stare. Poi è finito tutto lì comunque. Sì, penso che poi nei spogliatoi vi siete salutati, insomma, visto che Sì, c'era. comunque è amichevole. Senti, noi abbiamo detto praticamente tutto. La domanda che ci chiedono l'ultimissima invece è se diciamo, nel tempo libero il ping pong fa sempre parte anche di questa parte del ritiro e chi sta vincendo, se c'è una lista, un tabellone interno, chi è il Federer del ping Ho visto pong? qualche gara perché io comunque non so La giocare, guardi. però mi piace comunque. Ci sono un paio di giocatori, Benassi, Jovic anche, che anche il mister ogni tanto gioca e che sono abbastanza bravi. Va bene, quindi vedremo poi un tabellone più avanti. Grazie Ius, grazie Grazie davvero. E se vuoi salutare qualcuno in particolare, se a te. no No, non c'è nessuno da noi salutare.